Buonasera, buonasera a tutti. Vi scrivo trovandomi qui mentre volevo tanto trovarmi lì con tutti voi. Il mio compito è di iniziarvi all'ascolto di queste partiture che Giovanna è stata così brava a interpretare, a leggere, a insegnare al suo coro. Un coro magnifico, diciamo, curato con amore e con sapienza, un coro con voci bellissime. Io me ne innamorai subito di questo coro e mi innamorai di Giovanna, perché Giovanna Giovannini è una musicista completa e ha delle qualità che non sono facili da trovare negli altri musicisti e nei maestri di coro nemmeno, eppure loro di voci si occupano, e la voce è la cosa più impalpabile, ma più vera che abbiamo. La voce, quella, esce da noi, portandosi dietro l'anima, esce il nostro spirito, esce tutto se noi non lo impediamo con delle tecniche, con delle cose. No, se non lo impediamo, la voce ci rappresenta subito e in un coro riuscire a lasciare che la voce rappresenti le persone che cantano, siano voci tutte vere. È una cosa difficile, è una cosa bellissima e Giovanna è riuscita a ottenere questo, è riuscita a ottenere questo, poi ne parleremo ancora durante il percorso che il coro al canto vi sta proponendo di seguire. È un percorso affascinante, è un percorso che mi ha impegnato molto insomma è stata una collaborazione continua, affettuosa e da parte mia di grande sollievo di aver trovato una persona con le doti musicali che ha Giovanna, che sono veramente rarissime. Ha delle doti intanto di grande intuito, di grande intelligenza musicale, capisce al volo tutto quello che si dovrebbe fare e spessissimo sulle cose che scrivevo lei, io pensavo bisognerebbe fare così e lei lo faceva. Ogni volta che io pensavo, bisognerebbe, ma come faccio a spiegarglielo? E lei capì che faceva. Era una cosa straordinaria, questo sul Pasolini, sulle Ceneri di Gramsci. Insomma, ci siamo trovate. E questa è una cosa che non si dimentica, che ci ha animato molto, stimolato tutti quanti. Il lavoro con il coro al canto è stato un lavoro magnifico e non è detto che sia finito. Dunque, voi andate ad ascoltare ora dei pezzi che sono nati, sì, prima del nostro incontro e poi altri che sono nati dopo. Quelli nati prima, Giovanna si è trovata in mano delle partiture. Per esempio, la partitura di Troiane, che ora voi ascolterete. Troiane è nata nel 1990 con il regista Thierry Salmon.